Buongiorno Daido, o buonasera dovrei dire, forse visto l'ora in cui uscirà questo mio piccolo contenuto, ma ci tenevo comunque a farlo uscire perché oggi è una giornata importante. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale. È naturalmente una giornata organizzata e patrocinata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. E come tutte le giornate di questo tipo, è chiaro che è una cosa ovviamente simbolica, è una cosa che però è utile per usarla come scusa, come traino per parlare di questi temi, per fare un po' di divulgazione, per aumentare anche un po' la consapevolezza attorno a questi temi. E la salute mentale è uno di quei temi di cui si parla sempre troppo poco, specialmente in Italia, e poi legata al mondo del lavoro informatico in cui siamo immersi noi, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid che hanno cambiato tutto, è un tema che è importantissimo affrontare ed è importantissimo parlarne. Siccome non credo di essere io la persona adatta e adeguata per parlare di questo tema, ho chiamato un amico che, grazie alla sua esperienza nel tema e all'interesse che ha per questo tema, potrà dare un contributo sicuramente migliore del mio. Lui è Lorenzo Sciandra, lo potete trovare come Kelset in giro per il web, è un senior software engineer in Microsoft ed è uno dei maintainers di React Native. Quindi io cedo la parola a Lorenzo e poi vi aspetto nel finale per il commentino a chiusura. Buongiorno Edo, in occasione di questa giornata mondiale della mental health volevo prendermi un momento per parlare di un fenomeno recentemente presentato da Microsoft all'interno del Work Trade Index di fine settembre, che è uno dei report che Microsoft pubblica per parlare del mondo del lavoro, il link sarà in descrizione. In questa edizione qua del report si parla di un fenomeno molto molto rilevante per noi programmatori, sviluppatori, ingegneri del software: la productivity paranoia. La descrizione di questo fenomeno vi suonerà familiare. I leader, managers, non si fidano più dei dipendenti perché non vanno più in ufficio tutti i giorni e praticamente vanno a mettere della pressione aggiuntiva su queste persone, che aumentano quindi il loro numero di ore lavorate, aumentano la presenza nei meeting, insomma aumentano tutte quelle attività tangibili che i leader possono misurare solo per appunto soddisfare questa paranoia, andando quindi alla fine a lavorare molto di più di quel che dovrebbero. All'interno del report ci sono 2 dati chiave che dimostrano questa situazione di instabilità. Da un lato l'87% dei dipendenti che dicono che loro sono produttivi a lavoro, mentre solo un 15% dei leader che dicono che si fidano che i loro sottoposti stiano lavorando. Quindi cosa succede? Che da un lato abbiamo 9 persone su 10 che lavorano e dall'altra abbiamo solo 1,5 manager che si fidano che le persone effettivamente stiano facendo questo lavoro. All'interno di questo report viene anche sottolineato come il 48% dei dipendenti e il 53% dei manager omettono di essere già in burnout al lavoro, quindi chiaramente questa productivity paranoia non fa bene a nessuno. Ne volevo parlare oggi perché secondo me, tra tutti i dati, con tutte le cose che ultimamente stanno venendo fuori per quel che riguarda la salute mentale in Italia, questo discorso potrebbe offrire uno spiraglio per un cambiamento in meglio per la salute di tutti. Vorrei quindi, prima di tutto, cercare di partire con voi, manager, leader, team lead, insomma, le persone con posizione di responsabilità, insomma, avete dei dipendenti sotto. Voi, voglio parlare un attimo con voi. Un passo nella direzione giusta, intanto, sarebbe avere questa consapevolezza che il vostro business, che la vostra unità operativa, che il vostro team avrà successo solo se le persone stanno bene. E questo non vuol dire solo non devono avere ossa rotte, ma anche stare bene da un punto di vista mentale. In questo senso il concetto cardine è che la chiarezza è chiave. La comunicazione effettiva è probabilmente la skill principale che dovete avere in questa fase per aiutare il vostro team, il vostro business a migliorare e a far star meglio appunto le persone intorno a voi. Ora, l'atto pratico cosa vuol dire? Vuol dire che dovreste aiutare i vostri dipendenti a capire quali sono le cose che hanno davvero priorità, le cose che sono importanti da fare. Il resto sì, ok, è da fare, ma lo si mette anche un po' da lato. L'importanza è dare chiarezza alle persone. Dovreste essere anche in grado di creare un sistema di feedback in cui chiedete regolarmente alle persone come sta andando, cosa sta succedendo, come ci si sente, e creare quello che viene chiamato un feedback loop, cioè prendere queste risposte e spiegare come agirete su quel feedback. E poi vabbè, secondo me sarebbe estremamente importante che vi leggiate questo report. C'è poco da fare. Io sto cercando di fare un piccolo riassunto, sto cercando di sottolineare gli aspetti anche più vicini alla salute mentale, ma ci sono molte informazioni interessanti. Vi consiglio di leggerlo e capire come implementare. Danno anche dei suggerimenti lì e sarebbe curioso magari che trovaste il modo di applicarli. Per le persone come me, invece,
quelli che vengono chiamati contributori individuali, quindi insomma noi programmatori, ci possono essere tutta una serie di cose che possiamo fare per impedirci di finire in questa fossa del troppo lavoro. Una delle prime cose che potremmo fare, ad esempio, è tenere una lista delle cose che dobbiamo fare in una giornata e una lista delle cose che facciamo nella giornata. Così quando qualcuno viene a chiederci, ma cos'è che hai fatto oggi? Boh, questa lista è pronta e intanto serve per dare a noi in primis una dimostrazione che stiamo facendo qualcosa. Non è sempre così scontato andare a memoria e poi appunto abbiamo la rassicurazione che possiamo dimostrare cosa abbiamo fatto quelle 8 ore. È importante anche riuscire a darci dei limiti forti che ci impediscono di andare a lavorare più del necessario. Una cosa molto semplice potrebbe esserci un'ora di inizio e un'ora di fine ben definite nella nostra giornata lavorativa. In questo senso, se diciamo ok, alle 6 stacco dal computer, puoi farlo davvero. Comunicare al nostro capo, guarda, io lavoro fino alle 6, poi dalle 6 vada come vada, io mi fermo, spengo il computer, potrebbe introdurre appunto un primo livello di chiarezza nel nostro rapporto lavorativo. Un livello di separazione nel mondo reale, come davvero spegnere il computer, poi è ottimo in questo senso. Io lo faccio da anni ormai, io spengo il computer a fine giornata, il laptop di lavoro si mette via e tutto viene separato, il mio mondo del lavoro viene messo fuori. Chiudendo questo discorso sulla salute mentale, in occasione appunto della giornata mondiale, volevo ancora tornare un attimo sul fatto che la chiarezza è il fattore chiave. È fondamentale infatti perché purtroppo il nostro cervello, soprattutto per noi ingegneri, parliamoci chiaro, è abituato a riempire i buchi nella nostra conoscenza con la peggiore ipotesi possibile. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio molto molto banale. Ah, non mi sta rispondendo al telefono, sarà con l'amante. Ora, noi non sappiamo perché l'altra persona non ci risponde al telefono, ma immediatamente andiamo a riempire quel buco di conoscenza con quella che è l'opzione peggiore. L'opzione più drastica è questo, finché rimane solo nella nostra testa, va davvero a cementificarsi come realtà nella nostra percezione. Quindi introdurre chiarezza, introdurre maggiore comunicazione effettiva, cioè ad esempio, ma alla fine cos'è che stavi facendo, perché non mi hai risposto? È davvero un primo passo in cui andiamo a difenderci da questa trappola che ci creiamo da soli nella nostra testa. Insomma, come avrete capito, la salute mentale è davvero complessa ogni tanto ed è importante che ci siano giornate come questa per, insomma, parlarne e faremmo tutti bene a prendercene cura un po' di più. Ciao Edo! Grazie Lorenzo, è stato interessantissimo, ma non avevo dubbi. Cosa posso aggiungere io nel mio piccolo? Che, per esempio, con l'esperienza invece che ho avuto io, spesso pur trovandosi nelle situazioni che tu hai descritto, oppure magari in una condizione che può portare a quelle situazioni, mi è capitato di scoprire, incredibilmente, che parlarne, comunicare, questa cosa strana chiamata comunicazione può portare alla risoluzione di questi problemi, o quantomeno al loro alleviamento. E questa è una lezione importante, perché invece di chiudersi in se stessi, magari affrontare problemi al lavoro lavorando ancora di più o cercando in tutti i modi di andare a testa bassa a risolvere delle situazioni in completo isolamento, invece ecco che fermarsi un attimo, parlarne con un superiore, parlarne con un collega, ecco che magari la situazione viene sbloccata, perché come ho imparato e forse già è noto a tutti, ma non mi pare così scontato, in un ambiente lavorativo, in un team, parlo ovviamente del nostro settore, tutti hanno l'interesse che noi siamo sereni, perché banalmente per essere produttivi, per poter produrre qualcosa di sensato e di buono, c'è bisogno di essere anche sereni, e quindi è obiettivo comune a tutti che tutti siano in questa condizione. Se questi temi vi interessano, io vi invito a lasciarci dei commenti, mandarci dei feedback in tutti i modi, in tutte le forme, in tutti i canali che volete, tanto sono i miei, quelli di Lorenzo, dappertutto, perché abbiamo intenzione di lanciare un progettino fra un po' di tempo. Non abbiamo timeline per questo, perché ovviamente se aggiungiamo pressioni ulteriori con un progetto come questo, oltre a quelle che già abbiamo, finisce tutto male. Però abbiamo come progetto quello di creare un podcast dedicato a questo tema, il tema della salute mentale collegata al lavoro in informatica. Sarà un podcast breve e cercheremo di parlarne insieme, magari sviscerando in ogni puntata un argomento in particolare, cercando di arrivare ad avere dei consigli pratici, ecco, magari da dare a chi ci ascolta. Quindi grazie per aver ascoltato questo podcast lungo dedicato a una cosa importante a cui sia io che Kelset teniamo molto, e non mi resta altro che salutarvi e dare appuntamento alla prossima volta. Ciao!